cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Buongiorno Cerignola. Piazza del Cinquecentenario, ve ne ho parlato qualche giorno fa sotto un altro aspetto, sotto un altro profilo. Era una zona di totale degrado, noi l'abbiamo riqualificata, abbiamo realizzato una bellissima piazza, abbiamo recuperato la cabina elettrica, ex cabina elettrica. Abbiamo ristrutturato e riqualificato gli appartamenti, gli immobili che erano stati occupati da famiglie prive di casa, bisognose. Abbiamo dato una bella sistemata all'intera zona e molto di più avremmo fatto se avessimo potuto, perché dovete sapere che in quella stessa piazza avevamo previsto un centro sociale di quartiere che sarebbe stato sicuramente realizzato a cura dell'assessore al ramo all'epoca Rino Pezzano, così come avevamo previsto in quei locali del piano terra della cabina, ex cabina elettrica, avevamo previsto il decentramento di alcuni uffici comunali per avvicinarli ai quartieri più popolari e più distanti dalla sede centrale del comune. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Poi è arrivata Sua Luminosità, che ha fatto un intervento altrettanto importante. Sulla scalinata ad ogni gradino ha messo un po' di piantine. Questi sono i due mondi che si vanno a paragonare. Un mondo fatto di chiacchiere, di affermazioni vacue, prive di sostanza, e di interventi pari a zero. Dall'altra parte, poche chiacchiere, molti fatti, un intero quartiere riqualificato. E la scelta fra questi due mondi è stata affidata ai cittadini, che come primo appello hanno sbagliato, ma non fa niente, serve ad imparare e serve a prepararsi per il futuro. Fra questi due mondi non c'è paragone, è come è successo praticamente lì vicino, c'è lo stadio Monterisi, io l'ho fatto stadio, lui ci ha messo solo il tabellone, due mondi opposti.